ha vissuto in prima persona la firma del Trattato di Roma, l'atto che ha creato la Comunità Europea. Francesco Fresi è uno degli ultimi testimoni di questo momento storico. Nel 1957 faceva parte della delegazione italiana come membro del gabinetto del presidente del Consiglio Antonio Segni. Dopo una carriera al servizio delle istituzioni europee, ricuce il filo sottile che lega l'Europa di ieri a quella di oggi. Sono qui seduto, l'ultimo della fila delle persone sedute. Mi provoca molta emozione. All'epoca ero alla presidenza del Consiglio dei Ministri, proprio alla segreteria particolare del Presidente. Ero molto motivato sulle questioni europee che avevo cominciato a scoprire anni prima frequentando i corsi della Sorbona all'Istituto di Sciences Po a Parigi. Si è scelta Roma come simbolo per ancorare la nuova realtà comunitaria a quello che era stata la grandezza dell'Europa. Già al tempo della cultura romana e prima della cultura romana la cultura ellenica o anche giudaica. E quale miglior simbolo a Roma che il Campidoglio in quella storica piazza creata da Michelangelo per ancorare il futuro al passato. Prima di questo incontro per la firma dei trattati, tutta l'equipe europea che negoziava i trattati a Val d'Uscesse, qui a Bruxelles, si è spostata a Roma e hanno lavorato in questa sala i negoziatori per concludere il loro lavoro della redazione dei trattati. Di questo nessuno mai parla. Mancava la traduzione tedesca al completo, ma mancava qualcosa di più. Il treno che portava tutta la documentazione di Val d'Uscesse è stato bloccato in Svizzera. Quindi il Ministero degli Esteri, assieme a tutte le delegazioni, hanno dovuto ricostruire in parte, sulla base dei documenti di cui disponevano, una serie di testi che potesse essere messa sul tavolo. Diciamo che era un trattato incompleto, i testi esistevano, non ce l'avevano al completo sotto gli occhi in quel momento. L'Europa ha fatto sicuramente dei progressi straordinari. Sono passati ormai più di 70 anni che l'Europa vive in pace. Questo è il primo successo straordinario e quello che auspicavano i padri fondatori. Vedere però l'Europa un po' sbrindellata di oggi mi addolora e mi fa rabbia, perché abbiamo le strutture per fare cose diverse. Ci manca qualcosa di essenziale, che è una nuova leadership. La nostra vita è regolata da istituzioni democratiche che comportano una partecipazione di tutti, ma in particolare dei giovani, alle elezioni di nuove classi dirigenti, indispensabili per riprendere il flambeau che ci hanno lasciato i padri fondatori e poter andare avanti per realizzare nuovi destini a questa nostra vecchia Europa.